Oggi abbiamo una confusione tra i diversi livelli istituzionali, governo centrale, regioni, province e comuni. E al centro di tutto questo meccanismo è l'autonomia scolastica. Noi dobbiamo dare dei riferimenti chiari e certi su chi fa che cosa. Quindi per poter fare una buona scuola abbiamo bisogno che di quegli 8 miliardi ne ritorni qualcuno, perché diversamente la scuola oggi fa davvero molta fatica. C'è un tema che riguarda innanzitutto l'edilizia scolastica. E abbiamo bisogno di un piano straordinario per l'edilizia scolastica, di due cose, se possibile di fondi nazionali di sostegno ai comuni e alle province. Se questo non sarà possibile, perché come al solito magari si dirà o si vedrà che le risorse sono poche, almeno liberare le risorse che i comuni e le province hanno allentando il patto di stabilità, perché oggi anche le poche risorse a disposizione di comuni e province non possono essere spese per una interpretazione del patto che non consente ai comuni di spendere. Noi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fin qui, ovvero aggregare consenso sociale attorno a proposte concrete. Le proposte concrete sono due: raddoppiare la quota di prodotto interno lordo italiano destinato alla scuola, in particolare alla scuola pubblica, e cominciare, come ha detto Pierluigi Bersani, da un grande piano di opere pubbliche utili e concrete, cioè la ristrutturazione delle scuole. Intanto la proposta dell'8 per 1000 credo sia una proposta assolutamente condivisibile, partita dal Piemonte peraltro, e quindi con un già riconoscimento territoriale, e pertanto mi auguro davvero che in questa legislatura si riesca a portare a termine il disegno di legge. Le scuole devono essere sicure, devono essere adeguate, devono essere belle. Una scuola sicura, adeguata e bella è la migliore garanzia del patto che si rigenera tra i nuovi venuti al mondo e le generazioni adulte. La Repubblica si rifà ogni anno nelle scuole.